Diceva Einstein che esiste un'energia più forte del vapore, dell'elettricità, dell'energia atomica. È la forza di volontà. Forse lui non lo sapeva, ma anche questo è a KIT. Sports Science Academy presents Formula Hit. Formula Hit. Ciao, sono Gianmario Migliaccio, sono dottore di ricerca e in questi video oltre 100 parliamo di HIIT, l'allenamento intervallato ad alta intensità legato al libro Formula HIIT, ma ovviamente guardando i video avrai un'ampia spiegazione di che cos'è questo allenamento. Oggi parliamo dell'HIIT legato alla motivazione. Questa è un'area, devo dire, in letteratura scientifica molto interessante, perché molte volte quando vengono fatti gli studi legati all'aderenza delle persone alle linee guida internazionali, ahimè, si vede che più dell'80% delle persone inizialmente fanno dell'attività fisica ma poi non la seguono. Perché? Perché purtroppo molte volte è legato al doverlo fare, non al volerlo fare, ovvero dovere e volere sono due cose che in psicologia non vogliono dire la stessa cosa. Una cosa è la motivazione estrinseca, quindi magari qualcuno che ti impone, che ti prescrive, che ti chiede, che vuole farti fare qualcosa, quindi lo devi fare, e poi invece tu stesso, tu stessa che lo vuoi fare. Allora l'HIIT, quell'allenamento intenso, inizialmente molto probabilmente ha bisogno di qualcuno che ti dia quella motivazione estrinseca di breve durata che ti faccia andare avanti. Come dire, stiamo imparando a pedalare, forse all'inizio una piccola spintarella ci è utile, ma dopodiché dobbiamo pedalare da noi. Questo è probabilmente l'abbandono più importante da parte delle persone, che iniziano a fare qualcosa e poi smettono. Perché smettono? Beh, probabilmente in questo caso non hanno fatto il vero HIIT. Il vero HIIT è intenso, deve essere ben progettato per attivare una serie di aggiustamenti nella fase, diciamo, acuta, e degli adattamenti in fase cronica, quindi dei cambiamenti della fisiologia molto importanti che riguardano anche la sfera psicologica. Questo perché a breve termine un HIIT intenso produce una scarica, una reazione adrenergica di catecolamine, vuoi anche adrenalina, che abbassa la percezione della fatica e fa ottenere tutta una serie di ulteriori vantaggi. In fase cronica, invece, con la ripetizione dei protocolli di HIIT giorno per giorno, ogni due giorni, per un certo periodo, tra le due e le tre settimane, avremo invece un cambiamento importante, ovvero passeremo dal doverlo fare al volerlo fare, perché ci sarà una nostra risposta positiva, come si dire, una droga endogena che noi stiamo creando, che ci farà mancare l'attività fisica, e probabilmente qualche volta nel passato ti sarà successo. Bene, questo è un effetto benefico, passiamo dal doverlo al volerlo fare. Questo è importante perché già la psicologia, in tanta letteratura scientifica abbinata alla scienza dello sport, ha visto che è proprio il volerlo fare che riesce a farti mantenere il tuo giusto peso forma, a mantenere o migliorare lo stato di salute, a mantenere o migliorare la composizione corporea, a mantenere o migliorare la tua performance. Non è purtroppo la quota della persona esterna oppure la volontà della persona esterna che ti impone di voler fare qualcosa. Finché non passi questo livello dal doverlo al volerlo fare, purtroppo tutti i tuoi risultati saranno veramente a breve termine e non a lungo termine. E tu devi passare da quelli a breve termine a quelli a lungo termine, magari per tutta la vita. Ci sentiamo al prossimo. Ciao! Formula HIIT, il primo libro sui segreti dell'allenamento intervallato ad alta intensità per sport e fitness. Lo trovi in tutte le librerie oppure sul sito ufficiale formulahiit.com.